mozione. Ha facoltà di intervenire in replica il presidente del Consiglio dei ministri, professor Draghi, quale chiedo inoltre di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. Vorrei ringraziare tutti per il sostegno che ho avuto nei vostri interventi e che indubbiamente rendono questi passaggi internazionali molto più forti. E anche per un altro motivo mi veniva ora da dire. Queste discussioni internazionali, se hanno un passaggio parlamentare come questo o come altri, vengono recepite non come delle soluzioni di elite, ma come delle soluzioni ampiamente condivise con tutta la democrazia, con tutta la società di questo Paese. Quindi un grazie anche per questo. Ringrazio anche il senatore Romani, che non vedo ora, per i suoi consigli sulla comunicazione, di cui farò certamente tesoro in futuro. Dunque, iniziamo dalla politica estera. La linea di politica estera del governo italiano è quella di sostenere il governo di unità nazionale in Libia con l'obiettivo di arrivare alle elezioni all'inizio di dicembre. È nel frattempo necessario che il cessato il fuoco venga rispettato e quello che sembra è che ci sono sviluppi incoraggianti su questo fronte, nel senso che varie componenti, mercenarie e non, cominciano a lasciare il paese. Io stesso farò una visita in Libia, credo il 6 aprile o il 7 aprile, comunque nella prima settimana di aprile. Qui è abbastanza chiaro che l'Italia difende in Libia, nel Mediterraneo orientale, ma un po' dovunque, i propri interessi nazionali e la cooperazione internazionale nel campo della sicurezza con i suoi partner strategici. Se vi fossero interessi contrapposti, l'Italia non deve avere alcun dubbio, ovviamente, a difendere i propri interessi nazionali. E d'altronde, né deve avere, senatore Casini, timori irreverenziali verso qualche sia partner. E d'altronde mi pare, nel corso della mia vita, di aver sempre dimostrato estrema indipendenza nella difesa dei valori fondamentali dell'Europa e della nazione. Sul piano vaccinale vi ringrazio di tutti i contributi. Io non so se ci sono stati errori o meno, non mi va di perdere tempo su quello che è stato. Certamente c'è stata una grande delusione di tutti i cittadini europei. Questo è fuori discussione. Ora le cose vanno meglio. Il commissario preposto all'uopo, quindi o soltanto da credo un mese o qualcosa del genere, Thierry Breton, è bravissimo e i risultati si stanno cominciando a vedere. Occorre, dicevo ora, guardare al futuro. Per quanto riguarda il coordinamento europeo, come mi è stato ricordato, l'ho detto in conferenza stampa l'altra volta, il coordinamento europeo va sempre cercato, bisogna lavorare continuamente per rafforzarlo. Se non funziona in questi momenti drammatici, dove il tempo è, come è stato detto da molti di voi, estremamente prezioso, occorre anche trovare delle risposte da soli. Ma soltanto però, grazie. D'altronde vorrei richiamare che poi ovviamente noi pretendiamo il rispetto dei contratti da parte delle multinazionali produttrici di vaccini e d'altronde avete visto che l'Italia è stata in un certo senso la prima ad avere l'appropriazione fondata su tre pilastri: rigoroso, pretendere il rigoroso rispetto,
sanzionare o bloccare, o bloccando anche le esportazioni. Quindi essenzialmente è stata da quel punto di vista la prima, e anche la pronta sostituzione dei vaccini mancanti, perché effettivamente c'è stata una diminuzione della vaccinazione solo per un giorno, il giorno dopo è stata quasi compensata la mancanza di vaccini con un altro vaccino dalle stesse caratteristiche. Ripeto che dobbiamo però guardare all'esperienza degli altri paesi per imparare. Queste sono, come dire, sono episodi nuovi, c'è tutto da imparare, si sta imparando ogni giorno. È ingiusto biasimare per gli errori passati non pensando alla novità dell'esperienza. Quindi, e cosa impariamo? Beh, impariamo che una logistica efficiente può perseguire, bisogna che ci sia l'efficienza, se no non si comincia neanche, ma una logistica efficiente può perseguire i propri obiettivi molto più velocemente se anche lì si attua un certo pragmatismo nella somministrazione dei vaccini, nell'individuazione di siti vaccinali, nella sburocratizzazione, la parola orrenda ma rende l'idea, del processo di amministrazione dei vaccini. E lì abbiamo da imparare, non credo che ci sia alcun dubbio. Voglio ancora dire che, proprio cercando di guardare al futuro, cercando di riprendere il messaggio di fiducia che deve uscire da questo Consiglio europeo, che noi per primi ora dobbiamo cominciare a pensare alle riaperture. Lo voglio ribadire questo. In particolare e a cominciare dalla scuola. Quindi su altri temi, cioè a dire il progresso dell'Unione Europea e anzi dell'area dell'euro verso un'Unione più integrata con l'adozione di un bilancio comune o comunque l'inizio di un tragitto verso l'unione fiscale, la discussione delle regole del patto di stabilità, non è previsto nell'ordine del giorno di questo Consiglio, dove l'unico cenno che si fa a questo è il fatto che le clausole di salvaguardia che sospendono le procedure del patto di stabilità, non sospendono il patto di stabilità, sospendono le procedure del patto di stabilità, dovranno essere riattivate nel 2023. Io credo che la discussione per un patto di stabilità diverso, per regole diverse, che ormai tutti sentono necessità che lo siano diverse, la discussione durerà molto tempo, durerà intanto quest'anno, ma anche nel 2022. Quindi questi sono tempi molto lunghi. Avremo tempo di confrontarci tante volte su questi temi in futuro. Oggi non credo che sia non è all'ordine del giorno, non credo che venga toccato come tema particolare, ma è chiaro che gli teniamo un occhio ben vigile su queste cose, quindi sarete regolarmente informati. Ecco, io credo aver finito. Buongiorno. Ecco.